Il Vangelo del giorno secondo Giovanni. Oggi è mercoledì 20 marzo 2024. Fratelli e sorelle, preghiamo, ti ringrazia per il tuo mi piace a questo video, l'iscrizione al canale e l'attivazione della campanella. In questo modo non ti perderai nessuno dei nostri contenuti che pubblichiamo ogni giorno all'interno del nostro progetto. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, dal versetto 31 al versetto 42. In quel tempo Gesù disse a quei giudei che lo sostenevano: «Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità ed essa vi farà liberi». Loro risposero: «Noi siamo discendenza di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: diventerete liberi?» Gesù rispose: in verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenza di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il nostro padre è Abramo. Allora rispose Gesù: se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo. Ora invece state cercando di eliminarmi, io che vi ho detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro. Essi risposero: noi non siamo nati da prostituzione. Noi abbiamo un solo padre, che è Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro padre, certo mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Parola del Signore. Commento al Vangelo del giorno secondo Giovanni. Questo passo del Vangelo secondo Giovanni presenta un dialogo intenso tra Gesù e alcuni giudei che avevano creduto in lui. Gesù offre loro una prospettiva spirituale profonda, invitandoli a rimanere fedeli alla sua parola per diventare veri suoi discepoli. La promessa della conoscenza della verità che porta alla libertà è centrale in questo dialogo. La reazione dei giudei, che si sentono offesi dall'idea di essere schiavi, riflette un'interpretazione letterale del concetto di libertà, legato alla loro storia come discendenza di Abramo. Tuttavia, Gesù li spinge a considerare una dimensione più profonda della libertà, una libertà interiore che deriva dall'essere liberi dal peccato. La dichiarazione di Gesù che il vero figlio resta nella casa del padre contrasta con l'idea degli schiavi che vengono liberati. Egli li invita a riflettere sul loro rapporto con Dio, esortandoli a seguire non solo l'eredità fisica di Abramo, ma anche le sue opere e la sua fede. Il culmine del dialogo si raggiunge quando Gesù sottolinea la loro mancanza di amore nei confronti di Lui, nonostante la loro affermazione di avere Dio come padre. Egli chiarisce che il vero amore per Dio si manifesta nell'accettare e seguire quella che è la verità che Lui rivela. Questo passo del Vangelo secondo Giovanni offre una lezione fondamentale sulla vera libertà spirituale, che non è solo una questione di status sociale o discendenza, ma piuttosto un'esperienza interiore di conoscenza della verità e amore verso Dio e il prossimo. Il commento al Vangelo del giorno torna domani alle ore 18 sul canale YouTube di Fratelli e Sorelle Preghiamo. Lascia un commento sotto questo video se questo contenuto ti è stato utile.